Etna, Rifugio Citelli, prima esercitazione per la ricerca di un disperso in montagna. Banco di prova per la struttura del commissario governativo per le persone scomparse. Grande attenzione da parte del Ministero degli Interni. I vigili del fuoco profilano il terreno simulando i movimenti. L'elicottero della Guardia di Finanza individua il punto esatto seguendo la traccia del cellulare. I soccorritori lo salvano. Questa è la dimostrazione di quanto il Ministero dell'Interno e il sistema sicurezza e soccorso pubblico del Paese abbia grandissima attenzione nei confronti delle persone scomparse, investendo e implementando, e oggi ne abbiamo avuto la prova pratica e operativa attraverso il lavoro di tutti i rappresentanti istituzionali, partendo dalla Prefettura, dai Vigili del Fuoco, dalla Protezione Civile, di tutti gli interlocutori di questa sperimentazione, di quanto il Ministero dell'Interno abbia a cuore questo tema. La tempestività è fondamentale. La tempestività, non ci fermiamo mai di ricordarlo, è un elemento fondamentale, perché ovviamente se le ricerche partono nell'immediato ci sono molte più possibilità di ritrovare la persona scomparsa e anche meno pericoli a cui la persona viene esposta. Medici, piloti, soccorritori fanno squadra grazie all'esperienza maturata negli anni. Queste esercitazioni sono determinanti, direi, perché in un areale molto complesso quale quello dell'Etna la sinergia è fondamentale, sinergia di mezzi, di cooperazione, di idee e di uomini nelle loro varie specializzazioni, dalla specializzazione nella ricerca alle comunicazioni, dall'attività di volo all'attività medica, quindi sono esercitazioni fondamentali. Ora andiamo.